Bastone non molla, Napoli. Proviamo a vincerle poi si vedrà e all'Inter sto bene. Non troppe parole ma che racchiudono tutti i temi caldi in casa Inter, quelle pronunciate da Alessandro Bastoni ai microfoni di Sport Mediaset. Il derby vinto, lo sguardo a Napoli che è sfida ma anche rimpianto, il futuro. Il difensore mancino è uno dei perni della formazione di Inzaghi ed è il prossimo da blindare. Insieme a Calhanoglu, entrambi sono in scadenza nel 2024. In questo momento mi sento soddisfatto. Sto bene qua e anche la mia famiglia. Quindi per adesso va tutto bene. Sembra passata una vita da quando Bastoni è stato sostituito nel primo tempo contro l'Udinese. Con tanto di sfogo contro la panchina. In quella che è stata una delle 6 sconfitte in campionato dell'Inter. Inciampi frequenti che rischiano di aver compromesso la corsa allo scudetto, sicuramente è mancata un po' di continuità in questa stagione ed è il motivo per il quale siamo a meno 13 decalitri Napoli. Le parole di Bastoni perché poi nello scontro diretto abbiamo visto che possiamo giocare con chiunque ed è proprio la continuità che ci manca e che continuiamo a ricercare. Il divario è tanto ed è inutile nasconderlo, però abbiamo voglia di vincere e da qua a fine stagione proveremo a vincerle tutte e vedremo come si comporterà il Napoli. Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e proveremo a vincerle tutte. L'ultima sconfitta è stata quella contro l'Empoli, l'Inter è ripartita subito vincendo contro Cremonese. Atalanta, in Coppa Italia, e Milan, sapevamo dell'importanza del derby, al di là dei 3 punti. Era importante dare un segnale a noi stessi. Dopo Riad non siamo riusciti a portare avanti il momento positivo con la sconfitta con l'Empoli. Quindi era molto importante vincere. Era un derby fondamentale. Bastoni ha poi parlato di Lukaku. Apparso in crescita di condizione nelle ultime uscite, ha avuto un infortunio più grave di quello che sembrava e ha avuto bisogno di più tempo per rientrare e per tornare ad essere quello che conosciamo ma ci darà una grande mano da qui a fine stagione.